speriamo il 26 giugno di poter dire di aver strappato più città al centrodestra, e poi nel 2023 noi ce la metteremo tutta, ma serve una coalizione all'altezza. Quello che posso garantirle è che non ci sarà l'arrogante autosufficienza del 2018. Ha vinto o perso il centro-sinistra questa tornata di amministrative? È andata bene perché il PD è il primo partito, questo mi pare evidente già oggi, però come succede nelle elezioni amministrative si vota con il doppio turno. Noi abbiamo vinto al primo turno a Taranto, a Padova, e abbiamo strappato Lodi al centro-destra. Il centro-destra ha vinto a Genova, l'Aquila, ha strappato Palermo al centro-sinistra, e tutte le altre vicende sono aperte. Io penso di poter dire che conquisteremo più città di quelle che abbiamo conquistato nel 2017. Ci sono alcuni segnali, sopra il Po, subito sotto il Po, il PD è il primo partito, ma in maniera netta, e vinciamo quasi ovunque, siamo primi. E poi ci sono regioni alle quali abbiamo vinto quasi tutte, dobbiamo chiederci cosa è successo in Liguria e in Sicilia, ed è una riflessione che stiamo già facendo. Io, esponente di Azione, stasera vi direi: noi gli portiamo dei dati reali, no? A Palermo, a Parma, in altre realtà di posti dove noi prendiamo voti. Di contro voi vi ostinate un'alleanza con i 5 Stelle che si basano ancora, come dire, sui numeri del 2018, ma in realtà le comunali dimostrano di sfiorire. Cosa non le torna in questo ragionamento? No, non mi torna che l'alleanza Movimento 5 Stelle è fatta su una visione di società, è fatta sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica, sull'ambiente. E agli altri dico: dovete stare con noi, dobbiamo stare tutti insieme. Però loro dicono: con i 5 Stelle non ci stiamo. E con questo atteggiamento hanno consegnato Palermo alla destra peggiore, perché la Galla non ha mai preso distanza da Cuffaro e Dell'Utri, e oggi la Galla è sindaco di Palermo e la responsabilità politica è di Ferrandelli. Oggi Biondi di Fratelli d'Italia continuerà a fare il sindaco dell'Aquila e la responsabilità è di chi non ha voluto unire. E noi queste cose le mettiamo in evidenza e non le dimentichiamo. Quindi se per loro fare il franchising, perché di Benedetto all'Aquila e Ferrandelli a Palermo c'erano, ci sono e ci saranno, indipendentemente dai marchi dei partiti nazionali. Quindi io chiedo serietà, chiedo di condividere un progetto di paese e di unire le forze, sapendo che chi non le unisce aiuta la destra e fa vincere la destra. Nasce oggi un modello Damiano Tommasi, candidato civico, che in qualche modo riesce a tenere insieme tutte le anime del mondo del centro-sinistra, perché è uno dei pochi casi in cui, eccetto Italia Viva, però vanno insieme ad esempio Azione 5 Stelle, no? Quindi cane e gatto. No, Damiano ha fatto un ottimo lavoro, devo dire. Lui si è prestato dal primo momento ad essere un sarto, ha preso ago e filo e ha cucito intorno ad un'idea nuova di Verona. Poi ognuno ha dato il proprio contributo e il Movimento 5 Stelle ha sostenuto Tommasi con candidati dentro le civiche. Gli altri partiti hanno dato il loro contributo, chi dell'1%, chi del 2%, chi del 15%, sono tutti contributi importanti. Quando c'è una coalizione c'è la logica di coalizione che prevale, nessuno deve sentirsi più legittimato di altri. Se vinciamo, vinciamo tutti insieme. PD comunque esce dal 2018, è una sconfitta, e doveva ricostruirsi un'identità. Ora siamo alla vigilia delle prossime elezioni politiche. Sì, diciamo, il PD non è morto, però non è che è arrivato al 30%, per dire, nei sondaggi, cioè non è una forza prevalente nel paese. Cosa manca ancora al PD e come, cosa può fare in questo prossimo anno che ci separa? Metto di dire che dal 2018 in poi, oltre ad aver rimosso le macerie del disastro del 2018, abbiamo fatto le europee con il 22%, abbiamo vinto nel 2020 le regionali 4-3 nonostante il 7-0 che aveva previsto Salvini, abbiamo vinto tutte le 5 città nel 21. Ora speriamo il 26 giugno di poter dire di aver strappato più città al centrodestra, e poi nel 2023 noi ce la metteremo tutta, ma serve una coalizione all'altezza. Quello che posso garantirle è che non ci sarà l'arrogante autosufficienza del 2018. Saremo inclusivi, aperti, noi giocheremo per vincere le elezioni e poi decideranno come sempre gli italiani.